Dal Santo Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: c'era un uomo ricco che aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e disse, gli disse: che è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non puoi più essere amministratore. L'amministratore disse tra sé: che farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ho forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa fare, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti e scrivi subito 50. Poi disse un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Allora, fratelli, questa è una parola molto controversa, sempre dire molto paradossale, ci spiazza, ci scandalizza. E lui loda una cosa che noi disprezzeremmo, una forma di essere, di pensare, di agire che noi non accettiamo assolutamente. Questa parabola è incredibile, e non è facile coglierla subito, ma è una catechesi meravigliosa, una catechesi per esempio per i giovani, no? I ragazzi, ma non solo, una catechesi prematrimoniale o postmatrimoniale, per la vita matrimoniale, per due fidanzati, per i preti, per i seminaristi. E c'è una domanda centrale: che cosa fare? La risposta concreta, l'agire concreto in risposta a questa domanda è quello che Dio loda. Se l'obiettivo, l'obiettivo in fondo è essere lodati da Dio, cioè quest'uomo sa una cosa, quest'uomo è immagine di tutti noi, è un amministratore. Un amministratore poi in greco dice di un signore, che dice Kyrios, Kyrios è il Signore, Gesù Cristo. Primo, quest'uomo sa di essere un amministratore, tu sai che sei un amministratore? Un prete è un amministratore, un padre è un amministratore, una madre è un amministratore, un marito è un amministratore. Tu non hai niente, a te tu non possiedi nulla, io non possiedo nulla, lo amministro, cioè mi è dato, i figli non sono miei, la salute non è mia, il lavoro non è mio, la casa non è mia, la famiglia non è mia, la moglie non è mia, il marito non è mio, il ministero di prete non è mio, cioè i beni, le sostanze, tutto quello che è di Dio, e Dio fa tutto per me, perché io lo possa amministrare, e la mia felicità, la tua gioia, la tua felicità, la mia realizzazione è amministrare con scaltrezza, cioè bene. Tutta la vita ruota intorno a questo. E risulta che ci sono delle persone che accusano dinanzi al Signore, che ci accusano te di sperperare, dilapidare, buttare via i beni che non sono tuoi. Successo questo nella tua vita? Succede? Se io non scopro che non sono degno, che non posso, come dice, non puoi più essere mio amministratore, se io non scopro che tu non puoi perché hai sbagliato, non mi faccio la domanda decisiva, capite? La domanda decisiva non viene all'inizio, viene dopo, viene quando tu scopri chi sei. Ma c'è qualcuno che sta accusandoti? Vogliamo fare l'elenco? Tutte le persone a cui tu hai fatto del male, a cui io ho fatto del male, tutte le ragazze che non abbiamo rispettato, non erano mie, no? Come ho amministrato la mia carne? Come ho, dice, è interessante, dice dilapidare, dice qui sperperare. Adesso, per esempio, capita nella Bibbia, anche quando si parla del seme, degli spermatozoi, diventa tutta la masturbazione, per esempio, che è una cosa che ci aiuta a capire cosa vuol dire buttare via il seme. Per che cosa? Per un piacere, no? Per se stessi. Ma quel seme, quella vita, non è tua, non è mia.
dentro potrebbe esserci un figlio, no? Anche, questo vale anche per i preti, vale anche per le persone consacrate, cioè che c'è qualcosa che non ti appartiene, cioè che non ti appartiene, che non mi appartiene e che io uso per me. Così la gola, così tutte le cose, così la famiglia, no? Quante volte io ho usato dei miei genitori per me, quante volte ho usato la mia testa per me, le mie parole, le parole, per fare male agli altri, per legarli, per ingannarli, la mia intelligenza, la mia furbizia, quante volte io l'ho usata per me, dice, guarda qua, esce qua la parola astuzia, per me, per legare le persone a me, perché per non morire, io lego le persone a me, uso la mia astuzia per me, uso la mia astuzia per fregare gli altri, uso la mia astuzia per tutti questi che sono defraudati, a cui noi abbiamo rubato quello che gli spettava, perché dovevamo amministrarla, cioè la vita, i carismi, i doni mi sono dati per amare, quindi rispettare, eccetera. Io l'ho usato per me. La storia mi dice questo. Magari tu ed io oggi fossimo di fronte a una situazione irreversibile, capite la parola irreversibile? No. Cioè, che non può cambiare, cioè che io non posso fare niente, dove io perdo il senso della mia vita, cioè un bivio per cui dico, mo che faccio? Adesso cosa faccio? Magari tu fossi qua, magari io fossi qua veramente. Ma tuo figlio, tu non puoi essere prete. Perché? Perché c'è quella persona che tu non ami, tu stai giudicando. E quello che sta dicendo a Gesù, al Signore, sta dicendo, questo usa male dei tuoi beni, questo non fa arrivare agli altri quello che gli spetta, che è tuo, messo lì per amministrare il tuo amore, tu lo hai amato, gli hai dato la vita, gli hai dato tante grazie, e questo prete che cosa fa? Giudica, non ama. E questa madre che fa? Questo padre che fa? E questo figlio che fa? Ha qualche diritto? Ha diritto che ogni giorno gli venga messo il piatto davanti? Tutto sembra, capito, normale, naturale. Un figlio, e in più ti ribelli pure, ti incavoli pure, li freghi pure, gli rubi i soldi per andare a drogare, per farti gli affari tuoi. Tu non puoi sposarti, tu non puoi diventare prete, tu non puoi... Perché questa è la verità su di me, su di te. La verità di chi siamo noi, amministratori infedeli. Che abbiamo dilapidato, come Adamo ed Eva. Ma c'è un fatto, tu ancora, dice tu non puoi essere più, ma ancora lo sei. Cioè c'è questo momento, questo istante, che ancora non tutto è perduto, anzi, e che stai nella Chiesa, e che questa parola, il fatto che questa parola ti venga proclamata, mi venga annunciata qui adesso, anche a me che sto presidendo questa prima, a me, a te, vuol dire che tu sei ancora nella Chiesa. Non sei di questo mondo, non sei un figlio di questo mondo, sei un figlio della luce. Che vuol dire essere figlio della luce? Che vuol dire? Che questo uomo ti deve salvare. Tu pensi veramente che puoi dannarti? Che l'opera del demonio più terribile non è nemmeno che io e te amministriamo male, ma l'opera più terribile del demonio è darci la superficialità, la stupidità, per questo dice la scaltrezza. Gesù non è un sentimentalone lì, oh, che buono, che buonino, l'amore di Dio. No, Gesù è molto molto pragmatico, molto 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 autentico, molto reale. Già Aristotele parlava di questa parola, quando dice l'astuzia, questa parola esce in un'opera di Aristotele, si può dire un filosofo, non c'entra niente con Dio, capito? Un filosofo che diceva, di chi è questa astuzia, che è molto vicina alla parola prudenza, chi è? Dice, è proprio di quello che l'amministra una casa, un maggiordomo, figurati. La migliore spiegazione di questo Vangelo viene da Aristotele. Questo maggiordomo, questo amministratore, si è salvato per una cosa, perché si è preoccupato della sua salvezza, della sua conversione. Si è messo paura. Ma che faccio? Perché lui sapeva che c'è la vita eterna. Cioè, o c'è la vita, o c'è l'inferno. Dopo che esco da qua, non è che finisce tutto, e sti cavoli, tanto me la so goduta, mi sono fregato tutti i beni del mio padrone e questi cavoli, e chi se ne importa, no, questo sa che dopo, le conseguenze ci stanno, allora perché le conseguenze non mi distruggano per sempre, eternamente, le conseguenze
dei miei peccati? Allora faccio così. Che cosa fa? Cosa ha scoperto quest'uomo? Che cosa, perché questo è tutto, eh? Che cosa ha scoperto? Questo amministratore, che si era messo al posto del suo signore, cioè amministrando secondo i suoi criteri, non obbedendo, usando dei beni per se stesso, ha capito che non è lui. Gli altri che gli dicevano tu non vali, tu, la moglie che se n'è andata di casa, le conseguenze dei tuoi peccati che ti fanno vedere che tu non puoi essere più padrone, ti sta dicendo che tu non lo sei, tu non sei il padrone, non potendo essere amministratore non vuol dire che tu non c'è nessuno, tu non lo sei. Allora dice, chiama tutti gli altri, quelli che stanno vicino, quelli a cui ha fatto del male, e gli dice tu non sei debitore verso di me. Perché l'inganno del demonio guarda che tu sei Dio, che tu sei il Signore, tu non sei l'amministratore, ma tu sei il Signore. E gli altri devono a te rispetto, devono a te i soldi, devono a te la giustizia, devono a te il sesso, devono a te l'amore, devono a te. Quest'uomo ha capito che non è così. Che tutti, lui e loro, sono tutti debitori del Signore. Allora approfitta dell'amore di Dio e amministra bene. Nel momento in cui scopre di non poter essere amministratore, incomincia ad amministrare bene. Questo è il bivio che ci abbiamo tutti i giorni, che tu c'hai in questo tempo. Fino adesso ho amministrato malissimo e ho fatto molto male. Ho ucciso le persone. Adesso posso andare da quelle persone che ho ucciso e dire perdonami, ho sbagliato tutto, ho capito male. Quello che dice ti tolgo, no? Il debito, questo significa. Faccio arrivare a te la grazia che non ti avevo fatto arrivare. Ti devo dare amore e ti ho dato passione, carne, egoismo. Adesso ti chiedo perdono, veramente. Che passi a te la grazia. Non valgo niente, non sono niente. Però la misericordia di Dio arriva a te. Basta. Vediamo se insieme possiamo ricevere misericordia da Dio. Questo è il compito di un padre, di una madre, questo è il compito di un prete. Cancellare i peccati in nome di Dio. Ma questo lo può fare solo chi si sente indegno di stare qua, di essere padre, di essere madre, di essere figlio, di essere prete. Solo chi arriva a questa umiltà vera della vita può vivere questo rapporto con gli altri. Può essere furbo, astuto come il mondo, ma in una forma diversa, non per i soldi, anche, ma per le cose molto più grosse che l'amore. La misericordia, la pazienza. Che puoi fare allora? Servi dove non hai servito. Hai fatto tutto per te. Ti chiedono una cosa, falla. Non mormorare. Non ribellarti. Entra in quella umiliazione. Anche se non capisci. Anche se è una cosa terribile. Anche se è una cosa che va contro i tuoi schemi. Fallo, stai vicino. Obbedisci a tuo padre, obbedisci a tua madre. Obbedisci ai fatti, entra in quella malattia, umiliati, questo significa. Allora amministrerai bene le sostanze della grazia, allora cambierà la tua vita, allora Dio dirà, questo mi piace, questo disgraziato, uno che non dovrebbe essere il mio amministratore, eppure alla fine è rientrato dalla finestra, ha fatto, come si dice nel calcio, una ripartenza, contropiede una volta, no? Proprio alla fine che sembrava che finiva tutto, ha capito come fare. La grazia gli ha toccato il cuore, ha lasciato la sua umiliazione, gli ha aperto alla conversione. Oppure possiamo dire no, e ci schiantiamo e moriamo. No, no, fratelli, coraggio, che Cristo ha fatto questo per te e per me. È Lui che ha pagato tutti i debiti, è Lui che ha rimesso a posto tutti i conti. Per questo tu oggi vuoi farlo, io posso farlo, perché Cristo si è fatto amministratore disonesto per te e per me. Noi mangeremo il suo corpo e il suo sangue. Cioè, in Lui, nella Chiesa, possiamo fare questo che è completamente fuori ogni giustizia. Completamente fuori. Cioè, Dio loda Cristo in te. Quelli che parlano male di te, quelli che ti denunciano, sono proprio quelli che possono farti salvare. Vai! Vai, a me, io lo dico per me, queste sono persone con le quali è difficile il rapporto, che io vorrei cancellare per stare in pace, però quelli mi denunciano, a lì, a loro devo andare, a loro il Signore mi chiama, vai, scrivi, altro che debito, ti servo, ti lavo i piedi, sei il mistero della salvezza, la conversione seria,
E questo Vangelo è profondo. La saggezza è saper dire cosa fare, cosa fai oggi, chi ti chiama oggi, come faccio oggi per salvarmi, visto che non sono capace, zappare non posso perché non ho la forza, chiedere l'elemosina, ma chi mi dà i soldi, a me poi mi vergogno, figurati. L'unica cosa che posso fare è entrare nella volontà di Dio, entrare da dove non sono mai entrato. Per questo ricevi la grazia, per questo Dio ti ha portato in questa storia, in questa situazione, in questo vicolo senza scampo umano, come quest'uomo, perché tu possa essere veramente amministratore della grazia, della misericordia di Dio. A questo siamo chiamati tutti, perché questa è la felicità. Tu, ricordatelo sempre, tu che hai fatto tanto male, io che ho fatto tanto male, posso ricevere la lode di Dio. La vuoi la lode di Dio? Vuoi sentirti felice? E loda quella parte schifosa di te messa a servizio della giustizia, della conversione. Questo è quel miracolo che si è dato in questo amministratore.